Ragazzi, lo vedete cosa c'è dietro di me? Un carrello attaccato alla mia macchina? Un carrello da moto? So che non ho parlato e non starete capendo niente, ma non sto capendo niente neanch'io e sto uscendo da KTM con una moto. Sembra strano, sembra incredibile, ma ragazzi, vi posso spiegare tutto dopo la sigla. Sigla! Spiegare le cose e il metodo che... Ma vaffanculo! Ragazzi, sono venuto a girare anche oggi col buon Edomazzo, che avete sicuramente visto nei video di Nasca. Ma nei video di Mazzuoli, iscrivetevi al canale. Stato, Albi, non me ne volere, però ce l'ho anch'io il canale adesso. No, adesso c'è anche lui il canale, iscrivetevi al canale anche di El Buon Edo. Lui arriva dalle moto da strada, ma ragazzi, è venuto a girare in dirt. Gira bene già in Pantra che salta. Poi abbiamo qui il nostro Roby Borgo e come potete vedere dal furgo, quello che praticamente importa, possiamo dire, tutte le BMX che vedete in Italia. Io non ho il canale però, il canale c'è qua in pista. Ragazzi, poche parole, mi spiace, devo provarla. So every face I thought I knew, I thought it looked a bit surprised. Sometimes I wish I wasn't cooler. Good times on a scooter, rolling. Pessimistic, we predicted we'd be losers. Frozen, living proof of what Rhode Island thought impossible. Minchia, due giri sono finito io. Pesante. Dura. Abbastanza. Oggi è dura, ragazzi. È durissimo. Non è come l'altra volta, tutte rose e fiori oggi. Ragazzi, siamo tornati. E questa volta, ragazzi, non siamo con una moto a noleggio. E voi direte, ma ti sei comprato una moto? No! È ora di farvi capire che cosa è successo. Cioè, dopo quella volta che sono venuto qua a Dorno, se non vi ricordate, vi lascio il video qui in alto. Dopo quel video mi ha proprio contattato il manager di KTM e voi direte, ma sì, ok, ti ha contattato il manager di KTM, ma è dietro uno Husqvarna. Sì, perché Husqvarna è sotto KTM insieme a GasGas, fa parte di tutto il gruppo sostanzialmente. È giusto quello che ho detto? Mi ha contattato il manager di KTM e mi ha detto, ma scusa Toto, com'è possibile che tu vai a girare e noleggi una moto? No, cioè, vieni da noi, ti diamo una moto. Ma io ho detto, vabbè raga, mi licenzio dal set di bici e vado a girare in moto. È stata una figata. Ieri, ragazzi, sono andato appunto in KTM, ho conosciuto i ragazzi che lavorano lì, gentilissimi ragazzi, ho veramente avuto un'accoglienza da re, e hanno deciso di darmi questa moto e mi hanno lasciato il sorriso perenne. Io non avevo parole da dire ieri, appunto ce l'ho qui, ho fatto i primi giri e dico, non è la moto a noleggio, è la mia moto. Call me out to party, searching through the haystack. Ragazzi, ma neanche i meccanici più professionali nelle piste mi fanno il sag. Sì, non faccio il sag in bici, ragazzi, me lo fanno in moto. E voi direte, cavolo, ma che culo, Toto. Cioè, una volta vai a far cross, subito KTM ti dà la moto. Solo grazie a voi, ragazzi, che riesco a fare queste cose. Infatti vi ringrazio tantissimo. Come vedete, il canale sta crescendo. Ci sono un sacco di persone che si stanno appassionando alla bici, ma proprio a quello che faccio in generale, che non coinvolge solo l'ambito bici, ma anche altri sport, come vi siete accorti. Io sono un amante degli sport estremi in generale, da appunto motocross, lo sci, ho provato wakeboard quest'estate. Ma il mio canale vuole essere quel canale che parla un po' di tutti quegli sport che in Italia non c'è nessuno che ne parla. Quindi, ragazzi, grazie a voi riusciamo a realizzare questi contenuti e grazie anche a KTM che crede in queste cose. Non lo so, non ci sono tante cose da dire in questo momento. Grazie e basta. Don't count me out to party, searching through the haystacks. Allora,
Allora, primo, ho fatto i primi giri per provarla, ragazzi. Non sono esperto, quindi non vi saprò dire dati super tecnici di questa moto. Come loro mi hanno lasciato proprio libera scelta sulla moto che volevo, ho chiesto un 2,5-4 tempi, che secondo me è la scelta migliore per uno un po' principiante come me. A parte esteticamente bellissima, mi piace veramente tantissimo. Ha un motore veramente performante rispetto a quella che avevo noleggiato. Sento proprio molto più cattiva. Oggi c'è da dire che la pista è totalmente diversa dall'altra volta, perché quando siamo venuti l'altra volta era asciutto, era molto molto facile. Oggi devo dire che è parecchio più difficile. Adesso che ho la moto, l'Alboreto non scappa. Non può dire no, non voglio spendere i soldi per il noleggio. Non... Alboreto? Guarda che tra poco ci vediamo in moto, eh? Già di essere venuto la seconda volta inizio a muovere la moto, non più che sì, la moto mi porta in giro, cioè ancora la moto mi porta in giro, però inizio a fare certi movimenti ogni tanto, non sempre, che io metto la moto lì. Lui aveva, tu hai visto il primo video, giusto? Sì. Quello che ho fatto. E mi ha detto: oh dai, non te la cavi male. Però in curva si vede che non hai il passo giusto. Oggi lui mi ha dato un paio di consiglietti. Abbiamo provato anche a fare prima un giro lento, stando in piedi per tutta la pista, entrando nei canali stando in piedi, che è un po' difficile perché devi tenere l'equilibrio. Oh, io vado piano e non capisco un cazzo. Sì, no, però... esatto. Però fare un giro piano in pista ti aiuta, perché osservi un po' la pista, vedi com'è fatta e la vedi in una prospettiva che non sei lì che cerchi di andare il più forte che puoi. Cioè, nel cross ti... cerchi di andare più forte che puoi, finisci all'ospedale più veloce che puoi. Questa moto, ragazzi, è tecnologica. Si connette a un'app. Praticamente avete la vostra app che vi dice che moto avete. E poi la cosa figa è che avete sia motore che sospensioni. Ne potete creare una mappatura. Voi settate che tipo di pista è, quindi sabbia, ghiaia, terreno duro, se è asciutto, bagnato. E poi potete cambiare freno motore, risposta acceleratore, controllo di trazione, launch control. Cioè è fighissimo, perché da un'app, ragazzi, cioè mani pulite da monzese, cioè. Infatti gli unici attrezzi di oggi ce li avevo io. Okay, abbiamo fatto una bella pausetta, io e il buon Edo. Adesso si torna dentro, la pista sarà più scavata. Stiamo migliorando le curve. Questo giro bene, raga, direi che siamo completamente cotti noi dopo questa giornata. Cotto, io no. Lui non è cotto, io sono cotto. Prima c'avevo la moto a noleggio, quindi finta giornata gliela davo. Adesso, ragazzi, devo anche mantenerla la moto, cioè è lì la parte difficile per me. Carichiamo, andiamo a lavare la moto. Grab me a shovel, I'ma bury some bodies. I don't mean to kill my peers, but they've been dropping like flies, and everywhere I seem to go my blunts get bigger in size, so every face I thought I knew, I thought. Ragazzi, mi tocca stavolta. Sometimes I wish I wasn't cooler. Good times on a scooter, rolling. Pessimistic, we predicted we'd be losers, frozen, living proof. Allora, il buon Matsu mi stava dicendo che va bene lavare la moto, fondamentale è asciugarla. Radiatori e tutte le zone con i cuscinetti, il leveraggio del forcellone. Io faccio tutto di fretta. Talk to people who seem to be leading the way. A leader a day in Jameson to lead my troubles all the opposite way. Tell my friends not to worry. Moto pulita, linda adesso, carico.
si sgomma a casa chiede, c'ha il geometra a casa che lo attende. Io spero che questo video vi sia piaciuto, commentatemi che cosa pensate di questa moto che secondo me è una bomba della Madonna. E oh, è tutto grazie a voi, è grazie al vostro supporto che riesco a portare anche questo genere di contenuti nel canale, quindi grazie ancora del supporto e ci vediamo probabilmente una prossima volta con Edo Mazza e un prossimo video di moto. Bello.